qui a dire disarmiamo il patriarcato, perché di fronte a 106 femminicidi quest'anno la violenza si conferma un fatto strutturale che sorregge la nostra società e non un'eccezione che può essere corretta con qualche piccola riforma. Siamo tutte las femministe! Perché tutte dobbiamo impegnarci il più possibile, ma soprattutto devono essere gli uomini a iniziare a fare un lavoro su di sé e a capire come mai il loro genere commette un femminicidio ogni 3 giorni. Il patriarcato esiste, lo sappiamo tutte, non è Val di Tara che ci deve insegnare il femminismo sicuramente. Siamo sempre sentite sotto attacco da tutti, quindi non ci cambia molto. Siamo in piazza da anni, quindi lottiamo continuamente. L'anno scorso abbiamo accolto 23.000 donne, perché sono venute ai centri antiviolenza? Ci hanno raccontato storie di violenza e storie di patriarcato. Nei primi 10 mesi abbiamo accolto già quest'anno quasi 22.000 donne. E questa è la risposta. Il patriarcato c'è, resiste, esiste. Devono fare molto, molto di più rispetto ai finanziamenti a centri antiviolenza, ma soprattutto devono finirla con le uscite allucinanti che hanno ogni volta i ministri di turno con frasi sconvolgenti, vista l'ultima di Val di Tara in particolar modo, che penso abbia irritato chiunque. Dalla violenza dei movimenti pro vita negli ospedali a quella della violenza transfobica che si agisce nelle scuole e ancora di nuovo negli ospedali, dalla violenza che subiamo nei luoghi di lavoro, sia perché subiamo molestie, sia perché siamo costantemente sottopagate e impiegate in lavori più precari.